lì. Dai che dobbiamo andare a Palermo. Ciao a tutti, siamo appena arrivati all'aeroporto di Palermo e adesso ci dirigeremo verso il centro della città. Abbiamo deciso di prendere l'autobus che ci ha fatto spendere 10 euro a testa per andata e ritorno, mentre Olimpia non ha pagato. C'erano altre alternative, quindi il treno che parte direttamente da qui oppure il taxi dove bisogna essere minimo 5 persone. Noi eravamo in 7, però con il taxi si pagava un pochino di più, quindi abbiamo preferito fare con il treno e così facciamo una pausa per il bagno, eccetera eccetera, e ci vediamo lì, ciao. Abbiamo optato per l'opzione dell'Ape Taxi per visitare più velocemente i posti, diciamo, più iconici della città. Adesso un po' alla volta andremo a vedere e l'autista Francesco ci spiegherà bene che cosa staremo per vedere. Questa è la cattedrale. La cattedrale, quando nacque nel 1185, non era come l'avete vista voi adesso. Questa è la parte che è stata ristrutturata nel 1700 circa. La parte originale era fatta con la pietra lavica, che è quella che ti farò vedere adesso. It's not for me to say. You
carrettini sono l'opera dell'ultimo artigiano rimasto a Palermo. Questa è stata rinominata Piazza della Vergogna perché, essendoci le donne nude, diciamo, e un convento qua davanti, le suore dicevano: "Oh mamma mia, che vergogna!" E quindi è diventata la Piazza della Vergogna. Questo qua è il ficus più grande d'Europa e si trova nel parco, nei giardini Garibaldi. Questa è una chiesa senza tetto che era utilizzata per ospedalizzare i malati di peste, quindi era una specie di lazzaretto. Fai la timida tu! Fai la timida! Eccoci qua, allora siamo alla fine di questo video e di questo brevissimo viaggio. E stiamo aspettando l'autobus per dirigerci verso l'aeroporto e volevo fare una piccola precisazione sui costi che abbiamo avuto oggi. Noi siamo riusciti a partire da Venezia e ad arrivare a Palermo con 13 euro a testa, quindi occhio alle promozioni di Ryanair perché ogni tanto ci sono delle promozioni che vi consentono di viaggiare veramente veramente in maniera economica. E poi abbiamo fatto il giretto con l'ape taxi e abbiamo speso 50 euro per macchina, per cui non a testa, e devo dire che ne è valsa la pena perché ci ha fatto un po' da guida e ci ha fatto vedere cose che, avendo poco tempo, come ho detto prima, abbiamo avuto la possibilità di vedere. E basta, il resto dei prezzi ve li ho detti durante il video. Adesso la prossima tappa non mi ricordo qual è, per cui non ve la dico neanche ora, e ci vedremo lì. Ciao a tutti!